Buongiorno a tutti i lettori di Bergamo News. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi Sergio Gandi, vice sindaco del Comune di Bergamo e assessore, tra le altre deleghe, alla sicurezza e al bilancio. Partiamo da questo primo grande tema, che è il tema della sicurezza, che è sicuramente uno dei nodi cruciali su cui l'amministrazione ha molto lavorato e anche molto bene in questi 8 anni. E gli chiediamo quali sono le risorse, qual è il bilancio che si può fare delle risorse che sono state investite in questo comparto. Io mi sono limitato a dare un'occhiata alle risorse investite in termini di servizi, cioè quanto è costato il funzionamento della PL, i servizi che la PL, poi dopo su come abbia lavorato il giudizio è lasciato alla libera valutazione dei cittadini, ma i servizi della PL sono quelli che ogni giorno vengono garantiti lungo le strade, nelle piazze, nel rapporto con i cittadini, nel presidiare aree delicate e così via. Un calcolo che va dal 2014 al 2021 ci porta a dire che abbiamo investito in questo comparto 13 milioni e 600 mila euro, quindi somme che da anno per anno vanno da un minimo di 1 milione e 400 mila euro a un massimo di quasi 2 milioni, anzi di quasi 2 milioni e 2, quindi tante risorse. Questa per la parte corrente, quindi per il minimo, per il funzionamento della PL, della Polizia Locale in quanto tale. Poi a questo si deve aggiungere il costo del personale, quindi degli agenti e degli ufficiali che abbiamo in servizio, e anche gli acquisti. Gli acquisti vuol dire i veicoli, vuol dire gli impianti, vuol dire rifare la sala operativa. Vuol dire, ad esempio, cito l'ultimo per importanza, e anche quello che mi è rimasto più impresso perché si riferisce a una cosa rilevante di questi ultimi tempi, è lo stanziamento di quasi 600 mila euro, se aggiungiamo i 100 mila euro che abbiamo aggiunto in questi giorni, relativo all'estensione del sistema di videosorveglianza. Sono le somme che abbiamo erogato ad ATB perché proceda all'installazione dei nuovi 28 punti di osservazione che saranno oggetto del bando che verrà a breve pubblicato. Quindi le risorse che noi mettiamo sono tante. I risultati poi devono essere valutati appunto liberamente dai cittadini. In alcuni casi abbiamo avuto successo, in altri casi le situazioni permangono critiche, ma l'impegno, la presenza e il presidio del territorio c'è e ovviamente si cerca sempre di migliorare. I fondi che sono stati impiegati in questo settore, in questo grande tema, sono sicuramente importanti, a dimostrazione del fatto che la sicurezza è uno, insieme a tanti altri, degli obiettivi comunque di questa amministrazione. Sì, non so se sia proprio l'obiettivo caratterizzante la nostra amministrazione, diciamo, è sicuramente caratterizzante il mio mandato perché è uno dei temi di cui mi sono lungamente occupato. È comunque un tema che sta a cuore ai cittadini e necessariamente deve stare a cuore a qualsiasi amministrazione di destra o di sinistra che sia. Peraltro un tema, questo l'ho detto in più di una circostanza, che non ha un particolare colore politico, non può dirsi caratterizzante l'una o l'altra forza politica perché è una garanzia che deve essere offerta ai cittadini, a prescindere che chi in quel momento ha la responsabilità dell'amministrazione appartenga all'uno o all'altro schieramento. C'è qualcuno che ne fa una bandiera, io non ne faccio una bandiera ma non le limito comunque la portata e l'importanza rispetto alla vita di tutti noi, di tutti i cittadini, compresi noi stessi e le nostre famiglie. Perché sentirsi sicuri quando si attraversa la strada o quando si raggiunge il proprio posto di lavoro o la propria famiglia è fondamentale. In alcuni casi siamo riusciti a migliorare delle situazioni e purtroppo in altre situazioni permangono critiche, ma come ho detto mille volte, questi problemi non vanno certamente ridimensionati o non considerati, ma non vanno neanche enfatizzati. È uno dei temi di cui un'amministrazione si deve occupare. Peraltro non se ne può occupare semplicemente garantendo la presenza delle forze dell'ordine. Peraltro io non sono questore, non sono prefetto, quindi le forze dell'ordine non le gestisco io. Chiedo la collaborazione e quasi sempre la collaborazione alla città viene offerta, perché c'è una forte sensibilità di tutte le istituzioni in questo senso. Ma io governo la PL, che ha un numero di agenti e di ufficiali molto limitato. E però la presenza e l'attività della polizia locale, che pure è fondamentale, non esaurisce l'iniziativa di sicurezza. Cioè fare, dico una cosa che sembra non avere nulla a che vedere con questo tema, ma se Bergamo nel 2023 sarà capitale della cultura, e lo sarà insieme a Brescia, il fatto di avere un evento alla settimana o un evento al giorno in alcuni periodi dell'anno sicuramente sarà un aiuto anche da questo punto di vista, perché una città vissuta fino in fondo dai propri cittadini, dai cittadini della nostra provincia, di altre province, addirittura stranieri come turisti che spesso e volentieri
frequentano la nostra città, dà alla città una vitalità che scoraggia le iniziative più negative. Quindi è così come riqualificare un'area dismessa. Io ricordo all'inizio del mandato che molte delle segnalazioni che avevo arrivavano ad esempio da Celadina, perché l'area di Daste Spalenga era ancora, pur essendo stata consigliata a suo tempo all'amministrazione precedente a Rustico, non era ancora finita e non era stata occupata da nessuna funzione. E quindi era a volte preda di delle situazioni più diverse, dal vandalismo, allo stazionamento in debito, agli atti agli schiamazzi notturni, perché poi veniva frequentata in maniera disordinata. Oggi, ovviamente, essendo Daste Spalenga quello che è oggi, un centro della vita culturale della nostra città e del tempo libero, questo problema non esiste più. Ricordo il tema di Mangimi Moretti, a Campagnola, che era abitata, colonizzata da persone, purtroppo per loro, senza fissa dimora, quindi in cerca di un riparo, con tutte le conseguenze che questo generava sul quartiere. Ovviamente l'aver riqualificato lì, per il tramite di un operatore privato, un'intera area, un intero comparto, ha eliminato in radice quel problema. Quindi ci sono l'illuminazione, qualche giorno fa il nostro assessore ai lavori pubblici Marco Brembila ha ricordato i numeri di tutte le aree che sono state, i punti luce che sono stati aggiunti in questi anni. Per noi è un elemento fondamentale, ogni anno mettiamo come minimo 500.000 euro nel nostro PTLP, piano opere pubbliche, e l'aver incrementato la luce della città, al di là dell'inquinamento luminoso che poi va tenuto in debita considerazione, qualche consigliere ci ricorda, però è importante perché fa sentire le persone più sicure. Quindi le iniziative devono essere a 360 gradi, ripeto. In alcuni casi, ricordo quelli che ho ricordato, aggiungerei Boccaleone, dove la situazione è certamente quella che abbiamo trovato 8 anni fa, o via Moroni, dove i problemi persistono ma in misura diversa rispetto a quelli che alcuni locali lì generavano quando siamo arrivati nel 2014. L'area della stazione, di cui spesso si parla, purtroppo mantiene delle criticità. Alcune sono state ridimensionate, altre purtroppo permangono, però il tema è cosa vogliamo fare. Vogliamo limitarci a qualche slogan o a qualche iniziativa propagandistica o fare del lavoro? Noi cerchiamo di fare del lavoro, ovviamente poi appunto la valutazione del lavoro che facciamo è appannaggio dei cittadini, ma non bisogna mai mollare neanche un centimetro, andare avanti sereni, confidando nel fatto che prima o poi le iniziative che si assumono li sortiranno questi effetti. Sicuramente l'incremento della presenza in termini di ore, poi se volete vi do qualche numero, anche in quell'area in questi anni è stato esponenziale, perché dopo un periodo, durante la crisi più nera del Covid, in cui tutto si era fermato e anche la microcriminalità o comunque le attività illegali si erano molto ridimensionate, e poi sono ripartite le presenze indebite, purtroppo gli atti appunto di violenza nei confronti delle persone, che sia verbale che sia fisica, le molestie, lo spaccio di stupefacenti. Però ecco, noi andiamo avanti dritti. Bergamo è una città sicura? Bergamo è una città tendenzialmente sicura. Ha degli elementi critici, delle aree critiche. Sicuramente l'area attorno alla stazione, soprattutto direi in alcune ore, Piazzale Marconi, piuttosto che alcuni punti di Via Bonomelli o Via Paglia, hanno delle criticità serie o mal pensate in alcuni momenti della settimana, su cui noi continuiamo a lavorare. Non è un caso che noi abbiamo concentrato proprio lì, in questi mesi, ormai da mesi, direi forse da un anno, la maggior parte delle nostre attività, e cercando anche di cambiare le modalità di intervento sul territorio, cioè di utilizzare modalità di ingaggio un po' più aggressive, un po' più, come dire, proattive rispetto agli obiettivi che ci prefiggiamo e rispetto anche ad alcune presenze che, se possibile, devono essere ridimensionate o in qualche modo canalizzate verso la normalità, cosa che invece fatica ad arrivare. Però c'è un grande lavoro di contrasto allo spaccio di stupefacenti, perché i sequestri, questo è enorme, ma comunque la PL, i rinvenimenti e sequestri li fa con una frequenza quasi quotidiana, tant'è vero che basta dare un'occhiata ai nostri comunicati stampa e ci si rende conto. E questo grazie all'attività dei nostri agenti ufficiali e grazie a questa unità cinofila che obiettivamente sta diventando molto utile, che raddoppieremo in corso d'anno con un altro cane che abbiamo ormai individuato, è una notizia che ho avuto in questi giorni dal comando della polizia locale, e che dovrà essere addestrato ma che entrerà in servizio prima della fine dell'anno? Sicuramente sì. E quindi saliranno a quanti? Due. Sono due? Avremo due cani con due conduttori due agenti dedicati, quindi l'attività già enorme innescata dai controlli che l'unità cinofila fa sarà raddoppiata, quindi a me pare anche questa una buona notizia,
che testimonia della nostra volontà di non lasciare nulla di intentato. Ripeto, poi gli effetti più o meno positivi di quello che si fa, purtroppo, vanno valutati di volta in volta e non sempre ci danno piena soddisfazione, però l'attività c'è e devo dire che è un'attività continuativa e di grande impegno e soddisfazione. Ringraziamo il vice sindaco Sergio Gandhi che è stato con noi oggi, lo ringraziamo per il suo tempo e per le sue parole, gli auguriamo una buona giornata e buon lavoro sui tanti temi per i quali dei quali si occupa e auguriamo una buona giornata a tutti i lettori di Bergamo News.